mm -hmm. Buongiorno amici di Facebook Oggi unboxing molto particolare Il prodotto sicuramente lo conoscete Parliamo del mitico risico Che è, insomma c'è da decine di anni Sono qui insieme a Giacomo Santopietro Che come al solito ci accompagna Ciao a tutti <ride> Ci accompagna quando parliamo di giochi da tavolo Magic o cose di questo tipo Insomma in stile nerd play per intenderci Stavo dicendo Giacomo risico c'è da decine di anni Da, da quando? Da Vediamo quando? se lo sai no, Io, io non lo so da sempre non lo so, allora, forse molti di voi penseranno come decennio, anni 80, anni 70. Eh, ma invece? in realtà sbagliereste perché prima Prima, la prima edizione del risico in Italia parliamo degli anni '70, addirittura addirittura. Ma forse non tutti sanno che il risico nasce da un prodotto internazionale chiamato RISC. Sì, questo, da... questo lo sapevo io. Bravo. Eh? E eh, in realtà qui parliamo addirittura di anni 50 ah. con il RISC. Poi ci sono due correnti di pensiero, c'è cioè chi dice 57, c'è cioè chi dice 59. <ride> Però stiamo parlando di anni 50 Che direi. però il RISC diciamo che è americano no? Parker... Allora il RISC PB, nasce no? in Francia e poi diventa americano Perché adesso fa parte diciamo delle proprietà ah, del, okay. del colosso multinazionale ASBRO mm -hmm. Nonostante il RISICO in realtà non faccia parte del no, filone del RISC No ma infatti c'è... c'è... arrivo Cioè il RISC diciamo eh, da, a cui si ispira RISICO è un prodotto comunque attualmente americano ah, Americano. ma totalmente diverso da, da, da questo, cioè, diciamo che molto sono, diverso diciamo ci sono delle grandi differenze di cui in parte vediamo tornano Zai qua, copertina. Tornano ma infatti questa roba qua è assurda perché <ride> cioè, dovete capire adesso chiaramente nel video metterò un po' di immagini in sovraimpressione come si dice del rischio originale che ha appunto eh, soldatini eh, cavalieri e carri Bravissimo, una domanda che di solito tutti mi pongono quando parliamo del risico è ma perché in copertine sulle carte ci sono? Sono i fanti napoleonici che poi e dentro che giochiamo con i centro? carri armati della guerra mondiale eh. perché il risca, da cui appunto nasce il nome e il, la, la storicità del risico. Uh, parlava di guerre napoleoniche esatto, e quindi... quindi tra le pedine aveva il fante napoleonico, il cavallo per rappresentare le 5 unità e il cannone per rappresentare le 10 infatti ne parlavamo prima, quindi 1, 5, 10 esatto, Invece... in Italia eh, per esatto. uh, probabilmente risparmiare sui costi, visto che tre sculture tra l'altro particolarmente uh, difficili da riprodurre in piccola sì. scala sarebbe stato molto costoso hanno inventato la figura del cararmatino che per noi adesso è rinunciabili ci cioè, sono solamente quelle iconica. lì e le bandierine che sono da 10 da in questo modo con due sculture molto più semplici sono riusciti a riprodurre ugualmente il gioco tra l'altro creando un'icona perché adesso è caramattina del risico con sì. magliette, tazze però, qualsiasi tipo però di... rimangono le carte che ancora riportano sì, non si sa perché probabilmente anche lì per risparmiare furono in realtà riciclati appunto nelle carte le immagini come le vediamo qui del napoleonico e quindi noi abbiamo di fatto questa versione unica dove le immagini visive non sono poi riprodotte nelle pedine. Esatto. Tra l'altro eh, Spin Master, che è questa multinazionale canadese, si è comprata editrice giochi che è l'editrice del risico e la proprietaria italiano. del risico. Esatto. Perché appunto, oltre diciamo all'ispirazione al risk ha poi introdotto delle regole che a livello mondiale sono diventate uniche. E quindi di fatto il risico come lo conosciamo in Italia è un prodotto italiano. Esatto, perché... tra l'altro leggiamo, è proprio scritto qui esattamente la veste grafica del tabellone i carri armati le bandierine le peculiarità difensive del gioco a tre dadi le regole e gli obiettivi da torneo costituiscono proprietà intellettuali riservate ai diritti di giochi cioè come dire ok Sì, ci siamo ispirati al gioco napoleonico Risk ma in realtà il rischio a cui giochiamo oggi insomma, è, questo, è roba nostra ed è italiano ed è roba nostra sì. esattamente proprio così era italiano proprio adesso è canadese eh, sì. <ride> però comunque insomma è stato inventato da un'azienda italiana sì. allora andiamo però ad aprirlo con, con grossi dibattiti perché una cosa che magari chi non lo sa ha avuto un attimo di svarione era il gioco difensivo a tre dadi perché sì. che cosa significa allora, innanzitutto. Per quei pochi che non lo sanno, e vi invito assolutamente a provare almeno una volta nella vita il risico, perché è uno eh, dei direi. capostipiti dei giochi di battaglia e di conquista. Poi questo è il classico, ce ne sono mille varianti. Mille, eh. mille proprio, tra, tra cui però ovviamente il risico originale e irrinunciabile. Eh, prevede il fatto che. Si attacchi e i combattimenti siano gestiti da dei semplici dadi a sei facce e appunto la regola base è che per quanti carri armati attaccano al massimo tu ne puoi tirare tre dadi e per quanti carri armati difendono, fino uh, a un massimo di tre dadi di difesa. E poi vengono confrontati il punteggio più alto di uno col punteggio più alto dell'altro, e così via. Ma. L'invenzione per cui il difensore tira tre dadi, esattamente come l'attaccante, è appunto una variante introdotta dal risico, perché nel risk americano c'erano tre dadi d'attacco e solo due al massimo dadi di difesa, quindi Shrink. di fatto abbiamo più componentistica rispetto al Risk originale. Quindi era in realtà in av avvantaggiato, beh, no, diciamo che compensava eh, il allora, vantaggio dell'attacco dell col fatto che la parità vinceva il difensore, giusto? Esattamente, quindi diciamo in questo modo il risico rispetto al Risk diventa un gioco maggiormente difensivo esatto. perché avendo la parità di dadi e il vantaggio del pareggio conquistare diventa in qualche modo più difficile, tant'è che per venire incontro a una maggiore durata della partita, perché ovviamente se il difensore è più forte si conquista di meno, furono introdotti il meccanismo degli obiettivi. Ah, Nel giusto. gioco originale l'unico obiettivo perseguibile era conquistare il mondo e se vorrete provare questa variante, che con questo risico potete tranquillamente farlo, perché appunto si tratta di togliere un dado dalla confezione per una partita, Potrete provare e in effetti il gioco cambia, cambia notevolmente. C'è ovviamente chi preferisce una versione, c'è chi preferisce l'altra, di fatto cambiano le strategie ma eh, potete tranquillamente decidere per il vostro gusto provando con gli obiettivi il terzo dado che è il nostro tipico risico o la variante internazionale con un dado in difesa in meno e senza gli obiettivi. Le carte inserite sono i territori che si utilizzano per diciamo distribuire, distribuire bravissimo, e, e la partita. Quante partite che ho fatto a risico quindi <ride> all'inizio si dividono i territori, si distribuiscono attraverso. Verso le carte, poi ognuno un, mette un carmatino su ogni territorio, e poi, dopo mano a mano, no, distribuisce esatto, i carramatini carramatini iniziali, in base, iniziali in base a quanti giocatori siete. E, e tra, tra l'altro, <ride> quanta geografia abbiamo imparato. Grazie tra l'altro, caccia <ride> mitica, ti attacco l'Alaska lasca da, da la kak, quella lì. E tra l'altro, anche la mappa è completamente diversa rispetto a Risk Ci sono alcuni ma spazi ma diversi, sì, originale. esteticamente completamente diversa perché la. Mappa del rischio, appunto, si rifà delle mappe dell'epoca napoleonica. Poi qualcuno potrebbe storcere il naso dicendo: Ma perché una guerra mondiale nel napoleonico dove si combatteva solo in Europa? Bah, e questa è una bella domanda. Sicuramente. La guerra mondiale con i cararmatini Si presta di più a questa mappa Del planisfero ecco. Esatto e in più si usano Poi dopo le carte si pescano no? Se si conquista almeno un territorio ogni turno e esatto. Si possono fare le combinazioni che si fanno Con invece il retro eh, Tra l'altro queste Mi sembrano nuove cioè hanno Sì hanno doppio... una grafica leggermente diversa Il simbolo è ripetuto due volte so perché è ripetuto due volte Probabilmente per un classico meccanismo Destorsi mancini Così Indipendentemente da come tieni la carta, ah, forse riesci, sì. Sì, riesci sì. sempre a visualizzare, ah, riesci singolo. a vederli meglio. Sì, a volte era solo centrale, quindi sì. dovevi tenerle per forza sul tavolo per poterle vedere esatto. bene. E con queste si possono poi fare i rinforzi, i rinforzi da giocare, bla bla bla. Esatto. Insomma, penso, penso Anche che qui, sappiate che diciamo ci di sono cosa delle parliamo. varianti particolari. Perché ad esempio ci sono alcuni che per accelerare la partita, oltre a consegnare una carta territorio alla fine di un turno dove si è conquistato almeno un territorio. Ne viene data una a ogni giocatore all'inizio del suo turno. A prescindere. Quindi una a prescindere, una a seconda, se hai conquistato almeno un territorio, e vedrete in questo modo, diciamo, la partita si svolgerà in maniera abbastanza diversa. Poi ci sono gli obiettivi da torneo, no? Che semplicemente ti indicano il principale e il secondario dei, dei, dei territori che devi conquistare. Anche perché uno dirà: ma perché? Torneo, cioè esistono tornei di risico. Beh, sì, eh, assolutamente dice. esistono tornei di risico. Uno non ci pensa, ma in realtà è uno degli giochi da tavolo con il maggior numero di eventi di gioco organizzato sicuramente in Italia, probabilmente quasi nel mondo. Quindi è assolutamente sentita la scena torneistica in un gioco come Risico e introducono tante piccole variabili. Per ridurre un felino il fattore dell'alleatorietà, perché comunque parliamo di un gioco di dadi. Alleatorietà, che vuol dire culo, culo. Eh? <ride> esattamente. <ride> comunque, che è centrale. Dentro eh, chiaramente, il classico del risico è che ad in difesa fa sempre 6 e eh, non esci. E non esci perché dentro c'è Kenshiro Shiro esatto. e li massacra. Tutti e poi ha... ci sono invece gli obiettivi classici che si utilizzano diciamo, nelle, portate, nelle partite normali tra, tra amici, vi può capire di ogni, io ricordo che ehm, togliavamo certi tipi di obiettivi, diciamocelo non tutti gli obiettivi eh, sono bilanciati tra esatto, di loro alcuni per cui... sono più facili di, di altri, insomma. ecco quindi... Europa e Oceania più un terzo continente scelta per esempio è un po' più facile, no aspetta ecco questo qui Nord America e Oceania e basta sì. rispetto a quello che diciamo che, che l'Oceania è un po' il continente della discordia, perché eh, sì. essendo composto solo da tre territori e essendo il gioco premiante nel momento in cui conquisti un intero continente sì. Perché ti permette di avere armate extra? Adesso eh, le, le, magari le facciamo vedere. Sì, aprendo, beh, aprendo un sacchettino. Classici no, craarmatini e bandierine. Comunque l'oceano sì, è, 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 è fondamentale, facile. È facile da conquistare, facile da tenere. Esatto. Da un sacco di craarmatini extra quindi è un po' sempre l'oggetto della discordia. Sono indicate qua no? Le mh, diciamo le armate supplementari ogni turno. Se hai un intero continente, ovviamente più è difficile, il continente è più armate da, ma da qualche parte bisogna poi ricominciare. Assolutamente. E che altro dire su, su risico? Direi che insomma siamo stati bravi. Ah, insomma. direi che cosa dire se non ci sono tantissimi appassionati del risico del mondo a cui invitiamo a seguire le nostre rubriche, fra cui Nerdplay eccetera, perché uno dice ok, io il risico l'ho già giocato infinite volte, ma esistono proprio grazie al successo del risico. Tantissimi prodotti che poi hanno espanso l'universo dei giochi da tavolo di conquista di battaglie Giusto. e quindi possono continuare a seguirci per scoprirli. Se invece fate parte ancora di quegli sfortunati che a Risico non l'hanno giocato, allora andate con il vostro amico più vicino a giocare con lui a Risico perché è un'esperienza tra l'altro. Quanto costa? Costerà pochissimo. Adesso non ho guardato diciamo, il prezzo di, di listino, ma magari lo metteremo. Sì, sì, ve lo arrivo, metto, ragazzi. Vi, vi metto il link in descrizione per eh, comprarvelo. Ma se non ce l'avete, cioè, il, il rischio bisogna averlo. Tra eh, l'altro, sì. io, io consiglio sempre, almeno a me personalmente, piace proprio questa versione, qua cioè la versione originale del risico. Poi hanno fatto il risico del Signore degli Anelli. Hanno fatto il risico spaziale, il risico medievale, il risico il con le bambole, risico. il futuro risico. E, insomma, ne hanno fatti di ogni. A me piace questo qua base, dove ci si incazza perché è molto basato sul, sul tiro di, sì, di, di dadi. Però ha un regolamento, un regolamento talmente facile. Sì. Talmente eh, diciamo, capibile da chiunque spiegabile in 5 minuti 5. E se giocate poi in tanti, almeno in, non so, in 4, in 5, in 6. Eh, diventa veramente molto molto divertente. Io insomma ricordo veramente di tantissime risico sì, con sì, serate notate. Finale. Con eh, partite di risico, questo rimane qua in redazione. Spero di fare qualche partita qua in redazione. Insomma, questo è. Siamo riusciti a fare anche un video sul risico. È incredibile. Eh, va bene. E allora, se vi piacciono i nostri video, i nostri mini unboxing, fate un bel like, fate uno share, fate conoscere questo eh, tipo di video ai vostri amici. Abbonatevi al nuovo canale che è appena stato inaugurato. Siamo a più di mille in meno di una settimana. Quindi grazie a tutti. Se vi siete già abbonati, se non l'avete fatto, fatelo. E, e se, se non l'avete fatto, tra l'altro, attaccate la campanella. Tra l'altro, <ride> esatto. eh, dal Nord America, sfondateli quei russi maledetti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.